Amici di Corse di Moto TV, siamo a Misano, dove sta per prendere corpo, come ogni anno, come il Natale, la Racing Night. Ovviamente le moto vengono modificate per correre di notte, quindi siamo all'interno del garage 51 Racing Team con Paolo Zavalloni, responsabile tecnico. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, adesso detta così vengono modificate fari, strisce catarifrangenti, ma quest'anno è stato fatto un lavoro, Paolo, un po' più particolare sulla moto di Seth Crump, Nicolas Fruscione e ovviamente del capo classifica Davide Stirpe. Che lavoro avete fatto? Com'è nata l'idea? Insomma, raccontaci un po' tutto il backstage di questa particolare trasformazione. Beh, innanzitutto ciao a tutti. Sì, ci siamo inventati una roba un po' da matti, come si suol dire, perché la notte è buia e quindi volevamo dare un po' di luce. E quindi che cosa abbiamo fatto? I ragazzi mi hanno seguito in questa idea pazza e quindi hanno fatto il braccio della mia pazza idea di montare tante luci a LED su tutta la carena. Quindi si sono inventati una roba assurda, dove abbiamo fatto qualcosa come 150 fori in ogni carena, gli abbiamo installato dei LED colorati per dare un po' di, appunto, di colore. Come hai detto tu, quando il Natale arriva, è arrivata la Racing Night e facciamo luce. Allora, nella sua modestia, Paolo l'ha descritta per sommi capi. Io faccio un riassunto. Mentre le altre moto degli altri team, parliamo di 600 e 1000, hanno il numero contornato, diciamo, di LED, di strisce catarifrangenti, qui si è fatto un lavoro più capillare sul numero del cupolino anteriore, si è forata la carena e poi non solo si sono inserite decine di LED a mano, scartavetrando, facendo i cablaggi, ma si è fatta un'illuminazione del colore di base di quel numero di quel pilota. Cioè Seth Crump ha il 57 azzurro e lui avrà il 57 azzurro luminescente, uguale la trasformazione per Nicolas Fruscione. Davide Stirpe, difficoltà massima, perché avendo un numero tricolore da leader di classifica è stato fatto il 63 verde, bianco e rosso. Ma non solo, il capo di tutto il team, che è Michele Pirro, a cui ovviamente Paolo ha detto: Michele, vorremmo fare questa modifica, quando l'ha vista ha detto: ah, allora la voglio anch'io. Quindi anche sul 51 del Ducati V4R del Barley Spa Racing Team vedremo questo particolare kit. Sì, in realtà quella l'abbiamo già vista, perché ieri sera è uscita. E quindi niente, stasera tocca a noi far vedere un po' di luce. Sì, ci siamo inventati questa cosa, è stato bello, perché alla fine cerchiamo di dare un po' di colore e poi se non ci inventavamo niente, che gusto c'era? Poi insomma è stato un lavoro che ha richiesto quasi 8 ore a pilota, quindi i ragazzi, tutti i meccanici, tutta la crew del Garage 4 Racing Team, Paolo, si sono messi lì testa bassa e chi con un compito, chi con un altro, ha un portato a termine questa, lasciamelo dire, opera d'arte. Ma allora sì, innanzitutto è un'opera d'arte perché è fatta a mano, quindi è tutta completamente handmade. E come hai detto tu, sì, la cosa bella, la cosa positiva è che anche per una situazione così, se vogliamo, non così importante, abbiamo visto che il team c'è, perché si sono dati da fare davvero tutti i ragazzi, da Nicolas a Riccardo, a tutti, perché il lavoro è tanto e ci è voluto davvero tanto tempo. Però bello, bello vedere come i ragazzi, appena tu gli dai un'idea, cavolo, ti tirano fuori qualcosa che tocca dopo inventarti qualcosa di nuovo per l'anno prossimo. Allora io sorrido perché mentre Paolo parlava all'orizzonte si è acceso un 48 di Fruscione, ma esatto. Chiudo la descrizione dicendo, chi segue le gare Endurance notturne lo sa, però anche qui ci saranno delle altre specifiche lateralmente, catarifrangenti, numeri luminosi, la luce rain accesa al posteriore sempre, e sulla tuta e sul casco dei piloti altri catarifrangenti, perché in caso di caduta i concorrenti avversari, ma anche i marshal, devono poter avvistare chiaramente il pilota in difficoltà. L'ultima cosa, Paolo, montando i fari su moto da competizione si aggiunge peso, si aggiunge comunque un qualcosa che di solito non c'è. Come si comporta con il setup della moto o comunque il bilanciamento dei pesi? Beh, innanzitutto abbiamo tenuto conto di questa cosa, per cui ogni diciamo così, ogni modifica fatta e ogni componente aggiunto abbiamo dovuto determinare di quanto peso stessimo parlando, per cui abbiamo un calcolo e in funzione di quello dobbiamo adeguare il balance della motocicletta, perché comunque i chili
vanno portati a spasso e quindi sull'anteriore soprattutto generano, possono generare, hanno bisogno, diciamo così, di essere compensati, per cui anche il setup va ritoccato in funzione di questo. E allora buona Racing Night a tutti. Ciao.